Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Mondializzando qui dagli studi di Sicento Web TV in questo pomeriggio variabile, per così dire. Un po' esce il sole, un po' fa capolino dietro le nuvole. Buon pomeriggio a Luca. Ciao Luca, sei riuscito a mangiare oggi? Oggi sì. Oggi sei riuscito. Bianco, però sì. Beh, va bene, insomma, qualcosa almeno hai mangiato. Dunque, la nostra rassegna della storia dei mondiali di calcio dal 1950 al 2010, che ci accompagna in questo fine di 2013, oggi approda in Argentina. In Argentina, dopo esserci spostati dalla Germania Ovest, quindi ancora nel vecchio continente, la FIFA decide di portare la manifestazione più seguita a livello televisivo, a livello mediatico, nel nuovo continente, in Sud America. È una decisione un po' controversa, infatti per questa puntata vorrei fare un preambolo storico prima. Situazione in Argentina in quegli anni, a fine degli anni 70, era abbastanza tribolata, nel senso che vigeva una dittatura militare che poi dopo si scoprì molto più tragica negli anni successivi di quello che venne in realtà proclamato in quei tempi, una dittatura militare capeggiata dal generale Videla, di cui io ho una foto che Luca, l'abile Luca, ora mi sottoporrà. Una dittatura militare in cui di stampo prevalentemente destroide, in cui venivano sequestrati e talvolta anche uccisi dissidenti dell'ala politica, di un'ala politica differente rispetto a quella del regime imposto da Videla. Infatti il famoso caso dei desaparecidos, infatti più di 30.000 persone vennero sequestrate e scomparvero senza sapere più che fine fecero. Infatti la FIFA e il presidente João Avalanche ebbe grosse perplessità ad affidare questa manifestazione continentale mondiale all'Argentina, però il paese sudamericano nell'arco di 20 mesi fece un lavoro straordinario, perché riuscì a costruire stadi all'avanguardia per l'epoca, naturalmente stadi veramente a norma e a misura d'uomo, come possiamo notare nella foto che adesso Luca ci manderà. La cerimonia di apertura infatti si svolse allo stadio Monumental di Buenos Aires, in cui uno stadio che conteneva, lo stadio dove tuttora gioca il River Plate, una delle migliori squadre del panorama sudamericano e argentino in sé, uno stadio da 65.000 persone, uno stadio che era un po', diciamo, il fiore all'occhiello del Sud America alla fine degli anni 70. E perciò comunque, nonostante le tante perplessità della vigilia, sia a livello organizzativo sia anche a livello politico del paese, il mondiale si svolse appunto nel paese sudamericano. Un caso strano, una piccola curiosità, diciamo un po' più divertente rispetto a come abbiamo aperto
la puntata. Il pallone ufficiale cambia nuovamente la sua conformazione, nel senso che per essere reso visibile ormai in TV compaiono i colori. Infatti la prima TV italiana a colori si vede nel 1977, quindi anche dalle altre parti più o meno il passo è quello. Il pallone cambia di nuovo conformazione e cambia disegni sul cuoio, e si chiama appunto Tango in onore del famosissimo ballo che nasce in Argentina. Se mandiamo la foto, facciamo vedere un po' com'era fatto questo pallone. Esatto, vedete, non ci sono più rispetto al 70 e al 74 i pentagoni, ma ci sono delle strutture, direi quasi triangolari, che avvolgono tutto il pallone, rendendolo così più bello esteticamente. Sponsorizzato sempre, lo possiamo dire, dall'Adidas, che ormai da tantissimi anni tuttora è il fornitore ufficiale dei palloni per le manifestazioni mondiali e anche europee, diciamo, anche continentali. Bene, il mondiale del 1978 in Argentina si svolge in un clima appunto abbastanza teso, in quanto l'Argentina nazionale scelta per ospitare il mondiale è la nazionale favorita d'obbligo, non solo a livello tecnico, ma come abbiamo detto prima anche a livello politico deve diciamo saper fare la differenza e portare a casa questo mondiale, che non è voluto solo dalla popolazione ma anche e soprattutto dal generale Jorge Videla. Si compone appunto di 16 squadre, la conformazione del torneo tecnicamente non è cambiata, perché ci sono tante le solite 16 squadre con 4 gironi da 4 in cui passano le prime 2 per ogni girone, si vanno poi a formare i gironi cosiddetti di semifinale, altri 2 gironi da 4 squadre in cui rimangono le 8 squadre uscenti dai primi gironi, che si affrontano in un girone italiano in cui le prime 2 vanno affrontandosi per la finale del primo posto e le 2 seconde si affrontano appunto per la finale per il terzo o quarto posto. Bene, dopo questo preambolo iniziale, io direi, se Luca è d'accordo, di ascoltarci un po' di musica. Lo diciamo per chi si è messo solo alla visione e all'ascolto in questa puntata di Mondializzando: noi cerchiamo sempre di selezionare le canzoni del periodo inerente a cui stiamo parlando. In questo caso parliamo del 1978, in cui esplose un grande film, un film cult di quegli anni, e non solo di quegli anni ma anche di adesso, che è Grease con John Travolta. Noi ci mandiamo You Are The One That I Want, che è appunto la colonna sonora di Grease, una canzone famosissima che è andata per la maggiore negli anni 70-80, ma anche adesso diciamo che è... E rieccoci in studio con Mondializzando. Stiamo parlando del mondiale in Argentina del 1978, il primo mondiale, caro Luca, completamente a colori, la prima manifestazione mondiale in cui si vede in tutte le televisioni del mondo le immagini a colori. La prima fase si svolge in un clima abbastanza disteso e rilassato, anche se la prima sorpresa che viene da questa rassegna mondiale è la prima vittoria in una fase finale di un mondiale di una squadra africana. Infatti in questo mondiale vengono rappresentati tutti i continenti, quindi anche l'Asia con l'Iran e l'Africa con la Tunisia. Tunisia appunto che vince la prima partita di una nazionale africana in una fase finale di un mondiale, quindi batte 3-1 il Messico, anche se purtroppo non riuscirà a qualificarsi per la fase successiva, per i gironi di semifinale. C'è anche l'Italia in questa manifestazione, l'Italia che arriva in questo mondiale argentino con un grande pessimismo e scetticismo da parte dei media, perché la squadra italiana viene catalogata come una squadra scarsa, una squadra che non gode di nessun favore dei pronostici, e oltretutto capita in un girone veramente veramente maledetto, nel senso che
Vi sono tre squadre molto, molto forti, come l'Argentina, appunto, padrona di casa, e l'Ungheria, che ha eliminato l'Inghilterra, quindi rimane pur sempre una grande incognita, e la Francia, che in questa manifestazione si dimostra una squadra alla vigilia in evidente crescita. C'erano state anche un po' di turbolenze a livello di direzione tecnica all'interno della nazionale italiana nella metà degli anni 70, perché dopo il fallimento del Mondiale 74 era subentrato alla panchina di Ferruccio Valcareggi Fulvio Bernardini, che a sua volta venne rimpiazzato non senza polemiche da Enzo Berzot, soprannominato il Vecio, perché dimostrava appunto più anni di quelli che aveva, nonostante al giungere dei mondiali 1978 avesse solo 50 anni. L'Italia appunto ci arriva con un po' di scetticismo, anche perché il mix di giocatori che viene proposto appunto dalla nazionale di Berzot è un misto di vecchioni, per così dire, più contornato da qualche giovane. Infatti il selezionatore tecnico italiano si fida molto di un giovanotto di 22 anni, cresciuto nelle giovanili del Prato e comunque in Toscana, per poi approdare al Vicenza. Questo giocatore si chiama Paolo Rossi, che nella memoria di una buona parte dei brasiliani probabilmente evoca ricordi non particolarmente piacevoli, ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. La nazionale italiana si schiera con un blocco juventino, perché in quegli anni la Juventus in Italia era la squadra era la più titolata e la più forte, e quella che apportava un maggior numero di componenti alla nazionale, più un qualche innesto, come poteva essere Benetti nel Milan o comunque altri giocatori che in quel tempo fecero le fortune appunto della nazionale. E trovandosi in questo vortice di scetticismo e di pessimismo, la stampa italiana scrive sulle pagine dei propri giornali: ma cosa andate a fare in Argentina? Ma statevene a casa, prenotatevi i biglietti subito. Poi l'inizio invece è promettente, perché la nazionale italiana batte per 2-1 la Francia, che era additata come una delle outsider più interessanti di questa manifestazione, viene subito battuta dall'Italia per 2-1, e tra l'altro mostrando un bel gioco, un gioco spumeggiante a tratti, per come era considerato difensivista Berzot. Era un gioco che comunque faceva divertire, era un gioco divertente. E dopo aver battuto per 3-1 l'Ungheria, si ritrova a giocarsi il primo posto nel girone eliminatorio contro l'Argentina. E se il mio regista Luca è pronto, vi facciamo vedere com'è andata in questo contributo, poi torniamo in studio. Ci guardiamo Italia-Argentina adesso, quando il mio regista è pronto, che oggi è un po' addormentato, dovete capirlo, è un ragazzo giovane che si addormenta spesso. Siamo pronti, caro Luca? Io, se vuoi, continuo a ciarlare all'infinito. Ecco, Italia-Argentina, ce lo guardiamo, poi ritorniamo in studio. Italia e Argentina sul punto difensivo, costretta di calato dall'Argentina, e ha finito per vincere la partita. Sì, forse come dice il buon Roberto Bettega in questa clip montata qualche anno fa, è un insegnamento dato dai bambini che giocano in giardino, perché questo splendido 1-2 tra Paolo Rossi appunto e Roberto Bettega è come un pallone che viene scagliato contro un muretto in giardino, che poi ti ritorna matematicamente sui piedi per tagliare fuori tutta la difesa argentina e battere il portiere, che era un portiere fortissimo, forse il portiere più forte di tutto il mondiale, che era Figliolo, il portiere dell'Argentina. Quindi l'Italia batte per 1-0 l'Argentina, e contro ogni pronostico, contro ogni rosea, anche più rosea
aspettativa, si qualifica alla seconda fase, ai gironi di semifinale come prima, giocando comunque anche contro l'Argentina una partita difensiva, perché come abbiamo sentito che ha detto Tardelli, è una squadra che quella argentina che aveva messo in serie in pass la difesa italiana, però con una difesa corta e contropiede qui si sfidavano proprio le due filosofie, la spumeggiante argentina di Menotti contro l'Italia solida e difensivista di Enzo Berzot. L'Italia riesce ad espugnare appunto il terreno di Buenos Aires del Monumental e si laurea come una delle pretendenti d'obbligo al titolo, visto la prima fase, per la seconda fase. Noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzoncina, sempre proposta del 1978, che si chiama Dust in the Wind dei Kansas, e noi poi ritorniamo tra qualche minuto in diretta, tanto ci siamo già fatti una mezz'oretta di chiacchiere per questo mondiale del 1978. Rientriamo dopo averci ascoltato Dust in the Wind con Mondializzando. Ed erano i Kansas con Dust in the Wind, Mondializzando 1978 in Argentina. L'Argentina lo sai che faceva freddo quando giocano i mondiali, infatti se vedi anche quest'anno in Brasile probabilmente molti giocatori l'anno prossimo avranno le maniche lunghe, che là è inverno, normalmente quando si gioca quando qua è giugno ci sono 36 gradi, là è inverno, ce ne sono, è un po' meno rigido l'inverno da noi rispetto da loro, però insomma è comunque fresco. Bene, siamo arrivati a parlare della seconda fase. Abbiamo detto prima che i gironi di semifinale si compongono da due gironi da quattro squadre, come doveva essere nel 1974, che si affrontano in partite all'italiana, quindi tre partite per ogni squadra che approdava in questi gironi. E vi sono delle particolarità, nel senso che noi non abbiamo menzionato, ma appositamente, delle squadre in questo inizio di puntata, in questa prima metà della puntata, perché avranno di che rifarsi, diciamo, in questa seconda fase. Non abbiamo menzionato il Brasile, che si andò a ritrovare nel girone con l'Argentina, la Polonia e il Perù. Quindi sono tre squadre sudamericane e una europea in questo girone, mentre invece tutto europeo il secondo girone di semifinale, con l'Italia che, come abbiamo detto prima, aveva vinto tutte e tre le partite del girone eliminatorio. L'Olanda, che aveva passato vice campione nel 1964, aveva passato il turno un po' stentando, diciamo, non facendo vibrare d'emozioni come quattro anni prima. Evidentemente l'assenza dai campi del proprio leader Johan Cruyff si faceva sentire, e che era nel girone con, abbiamo detto appunto, l'Italia, la Germania Ovest e l'Austria, che aveva a sorpresa passato il turno eliminatorio. Parliamo prima del girone dell'Italia. L'Italia che ha iniziato questo girone di semifinale pareggiando 0-0 la prima partita contro la Germania Ovest, 1-0 abbastanza deludente in verità. Aveva battuto 1-0 l'Austria con un gol dopo un quarto d'ora. Scusate, ma le cuffie non mi stanno bene. Luca, bisogna che mi trovi un altro paio di cuffie che mi piacciono di più, che mi vadano meglio. Dicevo, aveva battuto appunto l'Austria per 1-0 con un gol di Paolo Rossi, e si andava a giocare tutto contro l'Olanda nell'ultima partita, e l'Italia riuscì appunto a passare in vantaggio contro la formazione Orange con un autogol, però poi venne raggiunta e superata da due reti olandesi, soprattutto con un tiro dalla distanza di Arie Haan, che divenne famoso appunto per i suoi tiri dalla lunga distanza, che batté Zoff, e questo fu, diciamo, un gol che gli rimase un po' sulla coscienza, perché dovette fare i conti un po' con la sua età, che ormai aveva
aveva raggiunto 38 anni e quindi già anche dalla stampa italiana non era più considerato uno degli inamovibili della nazionale, appunto, di Enzo Berzot. E quindi l'Olanda passò come prima forza di questo girone, quindi si andò a giocare la finale del primo posto, mentre invece l'Italia si dovette, tra virgolette, accontentare, ma visti i pronostici e gli auspici della vigilia, era, come si suol dire, grasso che cola, della finale del terzo e quarto posto. Parliamo invece un momento dell'altro girone, del girone che vedeva impegnata l'Argentina e il Brasile. Intanto grazie per chi mi ha acceso le luci, ma ci vedevo lo stesso, non ho raggiunto un'età tale che posso leggere ancora anche quasi al buio, grazie. E dicevamo, appunto, il secondo girone composto da Argentina, Brasile, Polonia e Perù. Il Perù che era stato una delle sorprese di questo girone, di questo mondiale, perché aveva passato il turno con due vittorie e un pareggio, qualificandosi primo in un girone non facile. La prima partita tra Argentina e Polonia termina con un netto successo della Polonia. La seconda contro il Brasile finì 0-0, una partita ricordata come una battaglia perché ci furono una marea di cartellini gialli, questi derby sudamericani sempre molto violenti e sempre molto nervosi. E quindi la terza partita di questo girone è qui che si scatena un pochettino la polemica di questo mondiale 1978. Il Brasile gioca prima dell'Argentina, quindi fa il suo dovere, batte 3-1 la Polonia senza particolari problemi e si ritrova con una differenza reti di più 5 rispetto all'Argentina. L'Argentina deve vincere con almeno 4 gol di scarto per passare il turno e giungere come prima forza del girone ad affrontare la finale contro l'Olanda. Ci si aspetta qualcosa di ci si aspetta una specie di miracolo per gli argentini. E adesso io pregherei Luca di mandare il video di Argentina Perù, così vediamo, vi faccio vedere come andate, poi lo commentiamo un attimo insieme quando ritorniamo in studio. Argentina Perù. So you really think Holland are going to win or you'd like them to win? Li avete contati? Sono 6-0 per l'Argentina contro il Perù. La polemica in sé non è nata tanto per il fatto che l'Argentina fece 6 gol al Perù, quanto perché in porta dal Perù c'era un certo Ramon Quiroga, che era di nazionalità argentina e venne naturalizzato peruviano proprio in vista dei mondiali del 1978. Allora, la polemica nacque perché, come abbiamo detto prima, l'atmosfera militare, tra virgolette, di quel mondiale impose praticamente la vittoria all'Argentina. E poi, senza ombra di dubbio, le persone sono maliziose e quando poi si parla di complotti e congiure e da altre cose, senza dubbio il pensiero va a quel povero Cristo che era in porta, che caso volesse fosse di nazionalità argentina e naturalizzato peruviano, perciò diciamo che la gente ha fatto presto a fare tornare i conti. Poi non si saprà mai se quei 6 gol subiti furono più merito dell'Argentina o demerito del Perù, o comunque un qualche fattore terzo non imputabile alle due squadre o eccetera eccetera. Sta di fatto che la squadra peruviana viene battuta per 6-0, quindi il Brasile si deve accontentare per la finale del terzo posto e l'Argentina va a sfidare l'Olanda, seconda finale consecutiva per gli Orange, che avevano perso appunto quella di 4 anni prima contro la Germania Ovest. Quindi l'Olanda, una nazione abbastanza sfortunata da questo punto di vista, perché dovete giocare due finali contro
i due paesi ospitanti in quella metà degli anni 70. La finale per il terzo e quarto posto viene giocata tra Italia e Brasile, un'altra di quelle super sfide classiche degli anni 70, ma non solo degli anni 70, lo vedremo poi nelle puntate prossime di Mondializzando. La partita termina con un'altra sconfitta per l'Italia, che però non mette, non offusca, non oscura l'ottimo lavoro fatto da Enzo Berzot con quella nazionale. Infatti la settimana prossima vi dirò poi com'è andata. Aveva strutturato le basi di una formazione per il prossimo mondiale, che si giocò appunto in Spagna nel 1982, e penso che molte persone che ci seguono sanno come poi è andata a finire, ma ve lo racconterò la prossima volta. La finale del primo posto si gioca al Monumental di Buenos Aires tra Brasile ed Olanda. Ma prima di dirvi com'è andata, io mi ascolterei un altro brano musicale della nostra playlist, presa appunto dal 1978, che si chiama Love is in the Air, che è una canzone che è stata resa famosissima da John Paul Young, ma resa ancora più commerciale, diciamo, da una nota pubblicità di una marca di scarpe. Noi ce l'ascoltiamo, poi ritorniamo qui in diretta con Mondializzando, che parliamo della finale del primo posto. Ed era Love is in the Air. Molto probabilmente chi guarda un po' in televisione di pubblicità si sarà accorto di quale marca di scarpe stavamo parlando. E siamo qui a Mondializzando 1978 Argentina. Siamo ormai giunti alla fine, ci mancano pochi minuti e qualche altro contributo ancora da far vedere ai nostri amici che ci seguono da casa. Infatti lo ricordiamo, noi siamo www.siu.tv, canale 4 di 600, presso Open Factory, che ne approfitto per ringraziare, che non lo faccio mai quando vado in onda, quindi grazie a Stefano Giorgi che mi permette di venire qui a raccontare due cavolate, e grazie a Open Factory che ci dà la possibilità di esibirci a tutti qua dentro. Bene, siamo arrivati, caro Luca, alla finale del 1978, appunto, tra Argentina ed Olanda, come abbiamo più volte ripetuto nel corso di questa puntata, e sono due squadre che si presentano con due filosofie sì diverse, ma non poi così tanto. La freschezza di César Luis Menotti, allenatore dell'Argentina, contro il calcio totale, che anche se in tono minore viene applicato dagli olandesi in questa manifestazione, che comunque si riveleranno comunque sicuramente la nazionale che fece vedere espresse uno dei calci migliori, forse assieme all'Italia, di questa manifestazione. Noi adesso, se Luca è pronto, mandiamo in onda il video della finale, così non vi preannuncio quanto è finita, e poi ritorniamo in studio, che mandiamo il video di Argentina-Olanda, e dopo aver mandato questo video torniamo in studio, che ci salutiamo e vi facciamo vedere altre due o tre cose. Argentina-Olanda, Mondializzando. Holland's defense had been stretched once too often. E finisce con la vittoria dell'Argentina per 3-1 sull'Olanda, quindi l'Olanda si deve accontentare per la seconda manifestazione consecutiva di una amarissima medaglia d'argento. E invece diciamo che vengono rispettati i pronostici della vigilia e soprattutto del capo di Stato argentino, il generale Jorge Videla. Quindi l'Argentina campione è stata allenata da un giovane allenatore 39enne che ebbe poi grande fortuna nella sua carriera di selezionatore tecnico e anche di allenatore delle squadre di club, César Luis Menotti, di cui abbiamo una foto. L'unica cosa che si può dire di César Luis Menotti, al di là del calcio, è che era un grandissimo fumatore. Tre pacchetti, vabbè, adesso a parte il fatto che ne abbia uno in bocca, ma se ne ha una alla volta ogni tanto, va bene, peccato che ne fumi, che si diceva che se ne fumava 40 o 50 al giorno, una persona abbastanza nervosa. Capocannoniere e miglior giocatore di questa manifestazione è Mario Kempes, il centravanti argentino numero 14, che c'ha un po' del metallaro, a dire la verità, se lo facciamo vedere
nella nostra foto, che esatto, è di capello lungo, barba incolta, molto, come si potrebbe dire, molto sfattone, molto rock come giocatore. E come abbiamo detto prima, l'Argentina si viene incoronata per la prima volta campione del mondo nel 1978, giocando in patria. Quindi diciamo che il nostro generale Videla tira il sospiro di sollievo. Mandiamo, Luca, prima la foto e poi la locandina, le mandiamo in sequenza, perché io di solito mando la locandina della manifestazione mondiale e non l'abbiamo mandata. Mandiamo la foto dell'Argentina campione e la locandina del mondiale 1968. Ecco, questa è l'Argentina campione. Da notare c'è una piccola particolarità, se la lasci un attimo, voi vedete che il portiere dell'Argentina, che è Ubaldo Figliol, non gioca col numero 1 ma gioca col numero 5, e c'era un giocatore di movimento che giocava con il numero 1, che era Ardiles. Non è come adesso, che ci sono i nomi dietro le maglie, quindi ognuno si tiene la sua. Lì c'erano le numerazioni dall'1 all'11 e il portiere scelse il numero 5, e infatti lo si vede, e Ardiles scelse appunto il numero 1. Mandiamo la foto della locandina adesso, caro Luca? Ci riusciamo? No, dobbiamo aspettare un attimo, ma noi non abbiamo fretta, quindi aspettiamo ancora. Anzi, a proposito, ringrazio il mio sponsor Too Late, che mi segna sempre con grande precisione che ora è. Ecco, ora siamo pronti per mandare la nostra locandina del mondiale in Argentina del 1978. Ecco, se la riusciamo anche a ingrandire mi piace di più. Perfetto, ecco qui proprio si vede la mano dell'artista che aveva progettato questa locandina. Bene, noi siamo giunti alla fine anche quest'oggi di questa puntata di Mondializzando. Abbiamo parlato del mondiale in Argentina del 1978, vinto dai padroni di casa, quindi anche in questa manifestazione il fattore campo si dimostra decisivo. Io ringrazio la Too Late, che mi fornisce sempre questi orologi, che sono molto molto belli esteticamente e altrettanto precisi. Ringrazio Luca, che come al solito che ha collaborato con me alla realizzazione e alla regia video di questo programma. Luca, non importa che ti inquadri, perché tanto è tardi, dobbiamo chiudere. Noi ci vediamo domani pomeriggio alle 17:30 con Affonda la Fossa, se lo vorrete. Altrimenti ci vediamo sempre, se lo vorrete, sulle frequenze di C100 Web TV il prossimo giovedì alle ore 14:30 con la puntata di Mondializzando, che parleremo del mondiale in Spagna del 1982. Non vi anticipo niente, ma penso che le persone che ci seguono da casa sappiano più o meno come è andata a finire. Noi ci vediamo la prossima settimana con Mondializzando. Ciao ciao!